Elisa, ma io sono qui. Don Mirko mi ha detto di andare avanti, sto andando avanti, ma io ho letto Ricognizione in Canaan. Non mi ricordo proprio cos'è. Tu. Guarda, Sara, ho dei ricordi vaghi, ma non mi ricordo precisamente. Secondo me è meglio che chiediamo a Don Mirko. Sì, dai, così ci spiega meglio. Chiamiamo. Don Mirko può venirci. Ecco qua, ciao ragazze. Ciao. Ciao. Stavi leggendo? Sì, Sara? Stavo leggendo, ho trovato questo titolo, però non mi diceva niente, non mi ricordo. È proprio quello che dobbiamo ancora vedere, cioè l'episodio che tu hai letto della ricognizione a Canaan. Esatto. E poi il rapporto degli esploratori. È una pagina piuttosto triste della vicenda del popolo che è uscito dall'Egitto e sta per entrare nella terra promessa. Tutto nasce, e siamo nel capitolo 13 del libro dei Numeri, quando Dio parla a Mosè e gli disse: manda uomini a esplorare la terra di Canaan che sto per dare agli israeliti. Dobbiamo sempre ricordarci che questo popolo uscito dall'Egitto è diventato quasi un grande esercito. Dio in questo popolo che attraversa il deserto è come il generale che ha la sua tenda al centro dell'accampamento. Questo accampamento si ferma e poi l'esercito procede nella marcia, che è quasi una marcia di tipo militare. Una marcia militare strana, perché ha a che fare anche con questo aspetto sacro, liturgico della presenza di Dio, ma comunque è un esercito in marcia. E come tutti gli eserciti che si rispettano, il comandante, e cioè Dio, manda in avanscoperta alcuni dei suoi uomini per andare a esplorare il paese, la terra promessa, nella quale il popolo di Israele è destinato ad arrivare. Allora Mosè organizza questa missione, manda alcuni uomini a esplorare la terra promessa, e riprendo dal versetto 21, si dice che salirono ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a Rekob all'ingresso di Kamat. Giunsero fino alla valle di Escol e la tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga, e presero anche melagrane e fichi. Madonna, non ho capito, potrebbe rispiegarmi meglio cosa significa questa parte? Sì, qui praticamente si sta, con un'immagine paradossale, descrivendo la ricchezza della terra destinata a Israele. Infatti si dice che trovarono una vite e per prendere un grappolo d'uva praticamente dovettero portarlo in due persone con una stanga. Quindi una dimensione ciclopica di questo grappolo d'uva a indicare la fertilità della terra e la ricchezza di questa terra. Lo portarono in due con una stanga, chiaramente un'immagine paradossale per indicare la ricchezza della terra promessa, dalla quale presero anche melagrane e fichi. Quindi assolutamente al momento l'idea è super positiva, è una terra speciale. Ma vediamo come prosegue il nostro racconto. Al termine di 40 giorni, e segnatevi questi 40 giorni di esplorazione perché tornerà importante dopo, tornarono dall'esplorazione della terra e andarono da Mosè e Aronne e riferirono ogni cosa a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti della terra. E raccontarono dicendo: siamo andati nella terra alla quale tu ci avevi mandato, vi scorrono davvero latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Tante volte si dice che la terra promessa è la terra dove scorrono latte e miele, come segno di benedizione, come segno di ricchezza. Ma adesso arrivano i problemi, dicono gli esploratori: ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono fortificate e assai grandi, e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. Ma a chi si intende per discendente di Anak? Sì, è una parola un po' strana, è un nome proprio difficile, piuttosto raro nella Bibbia. Il senso è che questi esploratori hanno incontrato in quella terra delle persone forse molto alte rispetto a loro di statura, come i soldati dell'Impero Romano quando hanno cominciato a conquistare le terre della Germania e hanno trovato i germani molto più possenti di loro, diversi centimetri più alti, più grossi. Persone che fanno paura nell'ipotesi di uno scontro armato. E probabilmente questa è stata l'esperienza. Abbiamo incontrato i discendenti di Anak, quindi popolazioni mitiche, mitologiche, possenti, individui dei tratti somatici forse mai visti prima, ci hanno terrorizzato per la loro forza, la loro grandezza. Abbiamo preso paura. E quindi
gli uomini dissero: non riusciremo ad andare contro questo popolo perché è più forte di noi. E si diffonde una grande paura e una grande lamentela. Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida. Quella notte il popolo pianse. Tutti gli israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: fossimo morti in terra d'Egitto, o fossimo morti in questo deserto. E perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Si dissero l'un l'altro: su, diamoci un capo e torniamo in Egitto. Ma non capisco perché preferiscono tornare in Egitto come schiavi, quindi perché preferiscono la schiavitù rispetto alla libertà? Sì, Lisa, questa è una grande domanda ed è una grandissima questione. Il popolo esplicitamente dice: magari noi potessimo tornare in Egitto, perché la schiavitù a volte diventa più facile da gestire della libertà. La libertà chiede coraggio, chiede creatività, chiede impegno, chiede responsabilità. La schiavitù invece la si può vivere a testa bassa, quindi senza creatività, senza libertà, come pura sottomissione e obbedienza, ma vuol dire anche come morte intellettuale, morte del pensiero, morte dei nostri sogni, delle nostre speranze. In un certo senso la schiavitù è più comoda della libertà. La libertà guadagnata a caro prezzo la si mantiene anche a caro prezzo, e a volte si preferisce la schiavitù alla libertà, a tal punto che il popolo dice: magari potessimo tornare in Egitto. E poi, con parole gravissime, dicono: su, diamoci un capo e torniamo in Egitto. In qualche modo si vuole screditare la figura di Mosè, ma ancora di più si vuole screditare la figura di Dio, che è il vero capo del popolo. Il vero capo del popolo è Dio, e qui abbiamo davvero una vera e propria ribellione contro Dio. Non riconosciamo più in Dio il nostro capo. Lui non è il nostro liberatore, ma è anzi uno che ci ha complicato la vita, direbbe questo popolo, che adesso ci chiede di conquistare una terra dove abbiamo visto sì grandi ricchezze, ma proprio per questo motivo questa terra è già abitata da persone che l'hanno trovata prima di noi, che stanno approfittando di queste ricchezze. Sono persone che ci fanno paura da quanto forti sono, da quanto possenti sono. Ci sembrano tutti degli eroi, dei guerrieri, persone che noi, poveri disgraziati nel deserto, non riusciremo mai a conquistare e a combattere, per cui la voglia è quella di tornare indietro. E questo penso capiti tante volte anche noi, quando nella vita siamo chiamati a scelte impegnative, guardiamo indietro piuttosto che in avanti. Facciamo fatica ad avere il coraggio di cambiare vita, di dare una svolta alla nostra vita, preferiamo tornare, insomma, sulla vita sempre vissuta, a volte alle nostre vecchie forme di schiavitù. La libertà invece è faticosa, e qui abbiamo proprio questa, direi, rappresentazione. Il Signore disse a Mosè: fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo escluderò dall'eredità, ma farò di te una nazione più grande e più potente di lui. Qui il Signore dice a Mosè: questo popolo davvero è un popolo tremendo, non hanno rispetto per me, non credono a me nonostante tutto quello che io finora ho fatto, i grandi segni e i prodigi che ho compiuto nel deserto, ma anche prima nella terra d'Egitto. E Dio dice: io insomma ho deciso di farla finita con questo popolo, e invece tu no, tu sei bravo, di te farò una grande nazione. In qualche modo la tentazione per Mosè di dire: io non sono come loro, non sono come questo popolo. E Mosè sarebbe tentato in qualche modo di dire: sì Signore, è vero, sono dei lazzaroni questo popolo, quindi tu punisci questo popolo, di me invece fai una grande eredità, su di me puoi contare, a partire da me fai una nuova storia, una grande storia. È la tentazione che colpisce Mosè. Per fortuna Mosè è sempre parte del suo popolo, Mosè non prende mai le distanze dal suo popolo, e quindi dice: no, se tu colpisci loro, sappi che colpirai anche me. Io faccio parte di questo popolo e non sono invece uno che appena arrivano i problemi si defila e se ne va via. E questo è il rischio nostro invece, di sentirci parte di un gruppo finché le cose vanno bene, appena arrivano un po' i problemi
chi si è visto e ci defiliamo. Mosè invece no, dice no, no, io resto nel mio popolo, sono uno del mio popolo. E infatti cosa fa Mosè? Mosè disse al Signore: perdona, ti prego, la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui. Quindi Mosè dice, no, no, io mi sento parte di questo popolo, noi siamo peccatori, siamo dal cuore duro, ostinato, dal cervello, dalla testa dura, testarda e ostinata, ma tu finora ci hai sempre perdonato, per favore perdonaci anche ora. Quindi una grande e molto bella supplica di Mosè, che non prende le distanze dal suo popolo, ma si sente parte in causa. Il Signore disse, io perdono come tu hai chiesto, ma come è vero che io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto, e tuttavia mi hanno messo alla prova già 10 volte e non hanno dato ascolto alla mia voce, certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri. E tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. Concretamente Dio dice, d'accordo, io perdono questo popolo non sarà annientato, però, dice Dio, è giusto anche che prendano consapevolezza di quello che hanno fatto con questa loro ribellione, con questa loro rivolta, con questo rifiuto di ascoltarmi, che siano responsabili, cioè, delle loro azioni e sappiano pagare anche per i loro errori. Dice Dio, non si fidano di me, nonostante i grandi segni e prodigi che ho compiuto in Egitto e nel deserto? Bene, queste persone non entreranno nella terra promessa, non si meritano di entrare in questa terra così bella e così ricca. E quindi Dio dice, nessuna persona censita tra di voi, vi ricordate il censimento, nessuno di quelli censiti tra di voi, di quanti siete stati registrati dai 20 anni in su e avete mormorato contro di me, potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare. Tutte quelle persone dai 20 anni in su, quindi persone mature, non persone influenzabili, non ragazzini, non bambini, ma persone pienamente mature e dotate di intelligenza e di riflessione, tutte queste persone che hanno visto, perché erano già grandi, i prodigi dell'Egitto, ma non mi hanno voluto ascoltare in questa richiesta di entrare nella terra promessa, non entreranno nella terra promessa, moriranno prima, moriranno nel deserto. A eccezione di chi? Di Caleb e di Giosuè, che erano invece due condottieri che volevano proprio con entusiasmo entrare e esplorare la terra promessa. Quindi loro hanno avuto coraggio, si sono fidati di Dio, si sono messi in gioco e quindi sono degni di entrare nella terra promessa. Tutti gli altri invece, che si sono lamentati, hanno pianto, si sono ribellati, hanno avuto paura, non sono degni. Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra, 40 giorni, quelli che vi ho fatto sottolineare prima, ecco, secondo questo numero dei 40 giorni, per ogni giorno un anno porterete le vostre colpe per 40 anni nel deserto e saprete che cosa comporta ribellarsi a me. Io il Signore ho parlato, così agirò con tutta questa comunità malvagia, con coloro che si sono coalizzati contro di me. In questo deserto saranno annientati e qui moriranno. Insomma, si conclude il nostro episodio, che era partito così bene, con l'esplorazione della terra, piena di ricchezze, ma poi con il rifiuto di darsi da fare e di conquistare questa terra, si conclude male l'episodio. Dio dice, l'esplorazione è durata 40 giorni, come segno nella mia punizione voi starete nel deserto 40 anni. E infatti, forse voi vi ricordate che il popolo nel deserto stette per un periodo di 40 anni. Non servivano 40 anni per passare dall'Egitto alla Palestina, bastavano alcuni mesi. Eppure questa è la condanna che lascia Dio al popolo. Avete bisogno di un periodo di educazione nel deserto, un periodo lungo, 40 anni, è più di una generazione, per espiare questa vostra colpa, questa mancanza di fiducia. C'è bisogno, insomma, che voi proviate fiducia verso Dio, e quindi l'unico modo per provare fiducia è vivere l'esperienza del deserto, dove non hai niente e devi fidarti di Dio. Allora, se non l'avete capita, dice Dio, con le buone, ve la faccio capire con le cattive. Dopo 40 anni nel deserto avrete finalmente capito che è come mio dono che voi vivete in questa terra ostile. Non ci sarà più quella generazione che è uscita dall'Egitto, saranno tutti morti ed entrerà nella terra promessa una generazione nuova di persone che non si sono ribellate
al mio ordine di andare a esplorare la Terra e a conquistarla.